È un Omar Stellaci Project. Food. Ooh, nine. Ooh, oh, baby, baby. Ooh, shalala. Ooh, oh, lady, lady. Ooh, shalala. Ooh, oh, baby, baby. Ooh, shalala. Lasagna so good. Lasagna so good. Lasagna so good. Signor Stellaci, mi scusi. Lasagna so good. Vorrei comprendere meglio il motivo scatenante di questa sua ricaduta maniaco-depressiva del suo stato di salute. Avevo conosciuto una donna bellissima, la più bella mai vista. Ma dalle scorse sedute mi pare che fosse emerso che si trattasse di un piatto di lasagne. Sì, avevo deciso di invitarla a casa mia e di prepararle la mia specialità. Uno splendido piatto di lasagne. The first layer is so good. The ingredient drums. Per una buona preparazione di un piatto di lasagne è necessario avere tutti gli ingredienti sotto mano. Avremo bisogno di 5 etti di farina, 4 uova, 100 g di burro, mezzo chilo di trita scelta, dei chiodi di garofano, delle verdure per preparare il ragù. Avremo bisogno di sedano, carote, cipolla, della noce moscata, molto importante, dopodiché del grana da grattugiare, del latte, olio, salsa di pomodoro e una birra che non guasta mai. Il telefono magari è meglio spegnere. Dopodiché siamo pronti per iniziare la preparazione delle nostre lasagne. The second layer, fantastic food. The pasta base. Cominciamo con la preparazione della pasta. Prendiamo le uova e rompiamole nella farina. Prendiamo dell'acqua tiepida che ci aiuterà a impastare. E cominciamo a impastare. Continueremo poi a stendere la nostra pasta ad arrivare a uno spessore di qualche millimetro e poi tagliarla in quadratini, tipo questo. Ci permetterà poi di adagiare la pasta delle lasagne nella sua teglia. Sì, però ascolta, il doppiatore deve andare a tempo con quello che dico, sennò fa veramente schifo. No. The third, yes. The ragù keyboards. In una pentola con un giro d'olio buttiamo le nostre verdure. Dopodiché prendiamo la carne trita e un po' di salsa di pomodoro. A questo punto cuociamo il tutto a fuoco lento per circa una ventina di minuti. Tommasi, che cazzo c'entra il sottotitolo adesso? The fort is mine. The Bechamel Guitar. E siamo arrivati al momento della besciamella. Per fare questo ci servono le fruste, il burro, un po' di farina, e mentre il burro e la farina si mischiano, un po' di latte a poco per non perdere la densità della besciamella. Ed ora, ecco, questa musica in sottofondo non c'entra un cazzo, io mi sono rotti. The fifth layer, I hope there will be nine. The Tiglia Orchestra. Attenzione. E siamo arrivati al punto finale della preparazione delle nostre lasagne. In una pirofila antiaderente metteremo la nostra pasta tagliata a rettangoli a farne un bello strato iniziale. Metteremo il nostro ragù, metteremo la nostra splendida besciamella e per finire del grana grattugiato. Tutto questo va ripetuto per 7 volte consecutive.
in modo da avere alla fine 7 strati nella nostra teglia che andrà messa poi in forno. Però se il video continua ad andare fuori fuoco, a me continuano a girare le palle. The 60s Fantastic 2 The Cooking Choir. E siamo giunti finalmente al passo finale nella preparazione delle nostre lasagne. Mettiamo nella teglia qualche foglia di basilico per guarnire. E il tutto, sapientemente condito, lo possiamo mettere in forno a 180 gradi per circa 25 minuti. Ed è lì che avremo il punto focale delle nostre lasagne. Ascolta, ma questo è col pannello Tomasi che passa davanti, mandate tutti a fanculo. Don't be cruel.